Birra Lasco. Aggiusta la giornata. Birra Lasco, spirito creativo. Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, vi ricordo il numero se volete intervenire oggi, 049 63 59 64. Allora cari telespettatori, oggi ci chiediamo, ma dove finiscono le nostre tasse? Cioè, chi se le mangia tutte? Perché non riusciamo a capire, ne paghiamo tantissime, per ogni euro guadagnato 55 vanno in tasse, più o meno questo è il calcolo che è stato fatto, e ci piacerebbe capire anche perché paghiamo tante tasse ma i servizi sono sempre un po' scarsi. Abbiamo il piacere di ospitare in studio con noi Roberto Marcato, vicepresidente della provincia di Padova, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Umberto Zampieri, assessore ai tributi del comune di Padova, benvenuto. Buongiorno. E Alberto De Franceschi, tributarista ed editore, benvenuto. Buongiorno. Allora, non possiamo di certo dire che siamo molto felici perché sulla testa degli italiani c'è questa spada di Damocle, l'IMU a settembre, l'IVA dal 1° di luglio, fatto sta che comunque gli italiani dai dati dell'Agenzia delle Entrate pagano 108 tipi di tributi, di tasse. Allora io comincerei subito con Umberto Zampieri, allora, assessore ai tributi del comune di Padova, che comunque insomma rappresenta un po' quasi tutti i comuni d'Italia perché siete messi non tanto bene. Bah, oddio, noi abbiamo una differenza rispetto ad altri comuni, facciamo parte di quel gruppo di comuni che ha una solida liquidità in tesoreria che però purtroppo non può essere spesa. Ecco, ci sono anche i comuni a cui manca anche quella. Ecco. Okay. No, quello che diciamo il tratto comune alle varie amministrazioni locali è quella che negli ultimi anni, l'autonomia finanziaria dell'ente è sempre più legata appunto ai tributi locali. Questo è un po' il dato, cioè i trasferimenti dallo Stato sono diminuiti drasticamente e le nuove normative, in particolare quella sull'IMU, hanno aumentato di parecchio la necessità, diciamo così, per far quadrare i conti, di operare attraverso tributi locali. Adesso in arrivo anche la TARES, anzi in arrivo, è già arrivata, ecco, anche se in una fase di applicazione ancora un po' confusa. E c'è tanta confusione su questa storia della TARES e anche TARES, altro, no? Sì, la TARES, se vogliamo parlarne velocemente, è stata introdotta dal governo Monti con l'obiettivo di recuperare circa 1 miliardo, perché la TARES in che cosa si differenzia dalla TIA o dalla TARSU, che già tra di loro sono molto diverse, e tra i telespettatori ci saranno telespettatori che pagano la TIA e alcuni che pagano, e sono la maggioranza, ancora la TARSU. Però la TARES si differenzia sostanzialmente perché al proprio interno ha una quota che pagheremo 30 centesimi al metro quadrato, per abitazioni, edifici industriali, magazzini, eccetera, che sarà un surplus che verrà incassato direttamente dallo Stato, che attraverso questa nuova imposta punta a recuperare circa 1 miliardo di euro. Ecco, quindi sì, adesso non voglio entrare nel merito, no, però, ma è chiaro che in una situazione come questa, soprattutto per le attività industriali e commerciali, soprattutto per come è configurato il calcolo del costo del servizio di igiene urbana, vuol dire per le attività industriali, questo, o per i ristoratori, gli albergatori, sarà una bella botta, ecco. Sì, e poi dicono no, investiamo nel turismo in Italia, dovrebbe essere il numero uno, poi alberghi che chiudono tantissimi, abbiamo visto anche nelle trasmissioni precedenti, non c'è l'investimento necessario e c'è un dato di fatto. Ecco, per il turismo in realtà è stata introdotta dal governo Berlusconi la possibilità di applicare la tassa di soggiorno, il comune di Padova è stato uno dei primi a decidere di applicarla, noi recuperiamo circa 1,7 milioni all'anno dall'applicazione di questa imposta e la reinvestiamo in accordo con gli albergatori su cose che dovrebbero avere una ricaduta turistica, che possono essere o eventi o il miglioramento, in questo caso, in questo periodo. No, dico, a parte le questioni meteorologiche che non dipendono per il momento dal dato umano, no. Ma in realtà sì, ma cioè è difficile capire come sia possibile rilanciare, perché bisogna rilanciare un paese come l'Italia e non abbiamo gli strumenti, cioè come andare da un medico che ti opera con un bisturi spuntato, ai ai ai. Telefonata da casa, pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno,
Buongiorno. Sono il luogotenente dei carabinieri Giannattasio Giovanni, chiamo da Lanzio, in provincia di Roma, sul litorale romano, e sto in congedo da 2 anni. Benvenuto e buon lunedì, perché è il primo che ci chiama. Ci dica. Allora, io ho avuto un avviso da un mio carissimo amico che trattavate anche il problema IMU. Dica. Questi signori, a parte l'incostituzionalità della legge prevista dalla Costituzione, con le ultime trovate che hanno fatto, hanno creato ancora una disparità di trattamento tra i cittadini, nel senso che hanno sospeso la prima rata dell'IMU alla prima casa determinate categorie escluse. Quelle che fanno parte della categoria A1, A7, A9 e A8, perché per questi signori sono case signorili, lussuose, c'hanno il giardino. Allora io mi chiedo, da ex appartenente alle forze dell'ordine che per 40 anni ho servito alla gente, non lo Stato, perché oggi si serve la gente, perché lo Stato è vista sempre come i politici, che differenza passa tra quello, uno come me che aspetta 4 soldi di liquidazione e gli capita una casettina a piano terra, un villino a piano terra, e quella comprata in un palazzo, paghiamo lo stesso mutuo, lui, poverino, non paga e sono contento. Lei? Io, povero disgraziato, solo perché ho comprato una casetta a piano terra con un po' di giardino, accatastata a 9, a 8, devo pagare l'IMU. Quanto posso chiederle, tanto, insomma, se non le dispiace, quanto ha pagato l'anno scorso? Ho pagato la bellezza di 430 euro. Non è bello. Ma a parte il pagamento, ma il trattamento tra me e quello che ha comprato un appartamento in un palazzo, che differenza passa? Hai ragione, perché ci sono anche quelli che hanno comprato l'appartamento per i figli e quella risulta ovviamente seconda casa, oppure è l'appartamento, capito? Per i genitori o altre situazioni. Però vedendo la proposta di legge, con esclusione delle case nelle categorie A1, A8, A7, considerate case di lusso. Ma stiamo scherzando. Le faccio dare una risposta dal nostro tributarista che è qui che scalpita. La ringrazio per averci chiamato e ci segua, che così le facciamo dare questa risposta. Grazie davvero. Grazie a lei. Grazie, buona giornata intanto. Alberto De Franceschi, lei è un tributarista. Intanto c'ha da fare, perché, allora, se non mi ricordo male, in Italia ci sono 1800 leggi fiscali quando dobbiamo fare la dichiarazione dei redditi, 76 modelli di dichiarazione dei redditi, 1100 codici tributari. C'è da fare. Posso dare risposta? Dia la risposta al nostro telespettatore. Allora, dare una risposta intanto, che nel mio curriculum scrivo una cosa precisa, non per quello che ha detto lei, che io sono un consulente e non un burocrate, quindi tutto quello che ha detto prima uguale burocrazia. Poi parleremo anche di Thales, magari, che ho qualcosina da dire. Per quanto riguarda il signore che ha telefonato, ha perfettamente ragione, perché l'incostituzionalità dell'IMU è stata data non solo dagli articoli del Codice Civile, che evito di citarli, ma ci sono tre, ma anche da un parere dato dalla Comunità Europea in fase di modifica dell'IMU. Ora, i casi sono tantissimi e lui giustamente si trova nel range delle fasce che sono soggette a IMU ad aliquota piena, senza nessun tipo di agevolazione. Su questo tipo di aspetto bisogna fare una premessa, che i comuni, che non sono enti politici ma sono enti amministrativi, possono, e alcuni l'hanno fatto, modificare la norma. Chiaro che dopo si va a dire, ma se taglio da una parte devo accorciare dall'altra. È evidente. Però dico, ci sono delle situazioni, e io spero che nel proseguo della trasmissione qualcun altro telefoni, perché il signore fortunatamente
penso sia una situazione che scoccia a pagare l'imposta, ma ancora ce la fa a pagare. Però qualche altro casetto che magari mi viene in mente ce l'avrei, e, ma magari non so qualche... Allora, poi lo snoccioliamo, come si suol dire. No, fatto sta che ci sono, come dicevamo anche prima, coloro i quali hanno regalato, cioè danno una casa ai figli per vivere, cioè ma anche lì no, magari uno lavora, uno non lavora, cioè la mamma che prende una pensione di 300 euro. Ma non è solo euro, che hanno regalato, il problema è un altro. L'Italia è formata in questo momento in una situazione di lavoro drammatica. Purtroppo non è che regalino, il fatto è che magari i ragazzi si mettono nel mercato del lavoro e non trovano un lavoro continuativo. E non ti danno il mutuo? Non hanno il mutuo, aspetti. Nella una delle trasmissioni che abbiamo fatto, il 256, il decreto pubblico Consiglio dei Ministri, prevede un finanziamento così chiamato mutuo sociale, le quali, oltre a non trovare lavoro questi poveri ragazzi, hanno le banche che nascondono questi strumenti, e questo è un altro problema che si abbina a quello che dicevamo prima. Allora, abbiamo la parte amministrativa, non politica, amministrativa, che non ci aiuta, la parte del settore bancario che, siccome non conviene, nasconde. Cioè, io questa povera gente che telefona la capisco e ci do anche nasconde, ragione. Nasconde e poi ti dai i prodotti spazzatura. Telefoniamo, torniamo subito dopo la pubblicità. A dopo. Birra Lasco. Aggiusta la giornata. Birra Lasco, spirito creativo. Siamo ritornati in diretta, allora vi ricordo il numero telefonico, se avete qualche quesito, visto che comunque abbiamo qui dei tecnici che possono darvi la risposta, 049 63 59 64. Roberto Marcato, abbiamo sentito, no, questa disparità nel trattamento tra persone, c'è tanta preoccupazione perché gli italiani lo sanno bene che poi comunque alla fine la pagheranno questa IMU, e quindi alla fine che cos'è? Un contentino che è stato dato al governo Berlusconi? È un portarlo in avanti con la speranza che gli italiani spendano i soldi per fare le ferie, così un po' di turismo torna su? Cos'è? Ma in realtà non lo so, e forse facciamo anche fatica a capirlo. Il dato certo è che qualora si riuscisse anche a togliere l'IMU, diamo un segnale, viene dato un segnale al Paese, viene dato un po' di sollievo magari a chi è in estrema difficoltà, per cui anche i 100 euro, i 200 euro possono rappresentare un problema, non risolviamo assolutamente nulla. Il Sole 24 Ore della settimana scorsa faceva un calcolo preciso di quanto servirebbe oggi per fare questo famoso shock finanziario e dare un po' di respiro, quantomeno una prospettiva al Paese per una ripresa, e faceva un calcolo che andava dai 60 ai 70 miliardi di euro. Questo è il pacchetto minimo perché il Paese possa riprendere un po' di cioè tempo. Una cosa, ecco, cioè andiamo noi sulla luna, parlando dei 4 miliardi dell'IMU, sì, d'accordo. Ma da un punto di vista della ripresa economica, della riduzione della decrescita di PIL, è assolutamente ininfluente. Scusi, adesso io do la parola al telespettatore. Ma noi chi stiamo inseguendo? Cioè, ma guardi, secondo me il Paese è già fallito, cioè, perché noi continuiamo a vivere come se questo non fosse accaduto. Probabilmente. Cioè scappiamo dal pericolo effetto Grecia, effetto Spagna, Portogallo, inseguiamo l'Europa, ma non ce la facciamo. Noi continuiamo a parlare di macchiaggio finanziario. Allora, il Comune di Padova riduce un po' l'IMU da qua, ma sposta un po' di qua, aumenta una tassa, ma non il Comune di Padova, qualsiasi comune, sì, no? Certo. Riduce un po' l'IFNAL, IRPEF, aumenta un po' l'IMU, ma è tutto macchiaggio finanziario. In realtà questo è un paese che, se non viene urgentemente riformato e si riporta un riequilibrio della spesa pubblica in maniera più corretta e onesta, vorrei dire anche, non mi stancherò mai di dirlo, non è possibile che la regione Sicilia costi 1,7 miliardi e la regione Veneto costi 200 milioni di euro a parità di abitanti dando gli stessi servizi. Non è giustificato 1,5 miliardi in più all'anno. Allora, o noi riportiamo in asse e usiamo i costi standard, per cui tutti pagheremo lo stesso servizio in maniera uguale ed equa. Oppure questo è un paese che è già morto, continueremo a fare, togliere l'IMU, ma sì, togliamo un po' l'IMU, di operazione, togliamo dal briciolo da sotto il tappeto, le mettiamo sotto un altro, ma non serve nulla, facciamo così. Questo è un paese che sta morendo. Allora, telefonata da casa, pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno. Buongiorno, a lei. Sono la signora, sì. Si dica.
sono la signora Baldan, chiamo da Stra, in provincia di Venezia. Buongiorno signora. Buongiorno. Senta, io a proposito dei limu e di alcune anomalie, io volevo segnalare questa cosa. Allora, io abito a Stra e ho un terreno che ho ereditato da mio suocero di circa 3.000 metri quadri. Io comunque non ho la prima casa perché sono in affitto e pago 600 euro al mese. Questo terreno che nel 2000, prima del 2005 era in terreno agricolo e pagavo 46 euro all'anno. Il comune di Fieso d'Artico, con un piano regolatore nuovo, ha fatto una serie di terreni, che ha fatto un cambiamento di destinazione d'uso. Il mio terreno adesso, che già fatica già a vendere una casa, figurarsi un terreno che bisogna edificarci sopra, lottizzare, fare. Io adesso qui, il 17, devo pagare 970 euro la prima rata e un'altra 970 a dicembre. Scusi, lei ha pagato, perché adesso è sospesa, quindi ha pagato l'anno scorso a dicembre, poi anche a settembre. Anche l'anno scorso ho pagato questa cifra, io ho 7 anni che pago questa cifra, 7 anni. Mm-hmm. Ho capito, quindi lei ha questo problema che comunque ce l'ha indipendentemente da tutto. Sì, è un terreno ereditato, non è che uno ho comprato, ho fatto una scelta pessima per dire, quindi... No, ma è poveretta, cioè... È anche difficile, non è mica colpa sua, cioè... Non faccia di credire. Perché comunque ci sono anche dei vincoli... Allora, ascolti signora, senta il nostro Alberto De Franceschi che le dà un suggerimento. Signora, sì, grazie. Se a breve non deve costruirci sopra, visto che il mercato immobiliare purtroppo è quello che è, chiede al comune di regredire l'area ad area verde e così è risolto. Cioè area verde come cosa? Non è area agricola non edificabile. Sono come quelle zone sicuramente vicine agli stadi, farà piacere perché anche l'assessore può confermare, nell'ambito di un plesso di consorzio, di edificazione eccetera, c'è un certo numero di spazi verdi che devono essere mantenuti, sì. Se la signora regredisce gli fa anche piacere. E stanno qualcosa quelli che li hanno comprati vicino allo stadio Lucano di Padova che sono ancora lì con questi spazi verdi. No, sorridiamo perché poveretto, cioè dice, gli dispiace fino a che il padre gli ha lasciato in eredità un terreno, cioè siamo arrivati a questo livello, cioè, non c'è veramente, non ci sono parole. Allora, la situazione non va assolutamente bene perché in Veneto ci sono 162.000 persone senza lavoro, 700 aziende che hanno detto ce ne andiamo in carenza, c'è il problema dell'IVA, il costo del lavoro, poi vorrò vedere cosa succede al 1° luglio quando entra la Croazia e diventerà uno dei 28 paesi. Allora, Zampieri, come possono queste persone che ci stanno chiamando, che persone che ci ascoltano, come possiamo noi che siamo qui presenti, veramente è una lotta impari perché ci calano, per esempio anche questa sera si è vista calata dall'alto una modifica che A non ha chiesto, B perché l'hanno decisa... E poi adesso ci deve pagare sopra almeno 1.000 euro in un anno. Eh sì. Beh, adesso queste sono questioni anche molto specifiche, ne è successa qualcuna anche a Padova. Però una cosa è calata dall'alto, sì, non è richiesta, insomma. Vedi. Solitamente le varianti urbanistiche poi prevedono un meccanismo che è quello delle osservazioni, può capitare che di solito i cittadini se ne accorgono, beh, di solito ai comuni arriva la richiesta di rendere edificabile l'area, non di non renderla edificabile. Però in questo edificabile. Periodo Zampieri. No, ho capito, ma adesso io non so che cos'era il comune di Fieso forse. No, è comune di Stra. Ecco. Evidentemente presumo che l'amministrazione si fosse anche convinta di fare un favore ai proprietari di questo terreno, sono delle cose contraddittorie, comunque ne è capitata qualcuna anche a Padova e in questi quindi, casi però lei conviene. Conferma quello che ci ha detto sì. Si può... Cioè, il problema è che un'area non edificata, se è un'area destinata a verde, a servizi, non paga l'imposta, nel momento in cui diventa edificabile paga l'imposta in base al valore venale e quindi questo può diventare, soprattutto se si è dei piccoli proprietari, la si è ereditata, un danno anziché una beffa. Ecco, diciamo la beffa ulteriore sulla questione, la beffa ulteriore è che nel momento in cui qualcuno dei vicini, per effetto della plusvalenza che può generarsi di vendere l'area, va a farsi una perizia, la perizia e anche lì magari discorda l'una con l'altra e quindi avvisi di accertamento a tutti quanti perché magari il tecnico non è lo stesso, per cui 100 euro più 100 euro in meno. Perizia aumenta il valore, quindi non è più quello dato dal comune, diciamo valore commerciale convenzionale e quindi questa signora si deve anche beccare gli aumenti di perizia fatti da altri. Quindi che potrebbe arrivare addirittura 2.000 euro, che ne so. Cose obbrobriose. Ma il comune poteva fare altri favori in un momento come questo invece che rendere edificabile, parlo del comune di Stra, invece di rendere edificabile quest'area. Pronto? Buongiorno, con chi parliamo?
Oggi sono cattiva, dice Marcato, ma non è vero. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Pronto? Sì, è lei, pronto, ci dica. Pronto, buongiorno. Volevo dire una cosa sola, se mi permette. Da dove ci chiama? Da Vicenza. Dica, dica. Grazie. Io ho una casa. Da quando ho dato 4 stanze su di sopra a mio figlio, ho anche la seconda casa. Capito come? Sì, sì, sorridiamo non io per sulla manca... casa ho prima e seconda casa. L'anno scorso ho pagato 997 euro di IMU. 197. Questa mattina sono andato a pagare a IMU 434 euro di seconda casa. Ma non so se è normale, è lecito fare questo. No. Cioè, io prendo 530 euro di pensione al mese. Mamma mia. Ho 61 anni, ho lavorato 35 anni come una bestia per fare qualcosa nella casa. Cioè lei aveva fatto una casa per sé e sopra la casa per il figlio, diciamo, due unità separate indipendenti, e quindi ha pagato 997 di IMU l'anno scorso, oggi è andato a pagare 433, percepisce 530 euro. Sì, sì, no, ma è perfettissimo, ma è quello che voglio dire, facciamo anche la cosa, un altro tipo di riflessione. Lei per caso è la moglie in vita, è viva sua moglie? O vive da solo? Sì, con vive, vive. Ecco, quindi magari avrà pensato, benissimo, domani mattina sono io e mia moglie, abbiamo bisogno di assistenza, quindi ha fatto la casa sopra, perché nel territorio, questa è la realtà, le seconde case, le case date in uso gratuiti ai figli, nascono da questa esigenza. È uno scandalo tassarle, perché... Io sabato sono andato all'inaugurazione di un ospedale di Anoale, hanno fatto un centro per anziani. Si parla di rette da 1.600-1.700 euro. Sì, non c'è. Ma come fanno a mantenerli? No, cioè, no. Comunque lei diceva di appellarsi all'articolo 47. All'articolo 47 del codice civile, che mi pare tra gli altri dice che lo Stato deve garantire il risparmio, e qui magari ne parliamo, e per poter costruire la casa. Allora, però lavoro con il risparmio. Allora, capito? Lei vada al comune. Oggi comuni Vicenza, nuova, di nuovo il sindaco di prima, siamo così tranquilli che lo posso conosce dire già. Una cosa sola. Ah, dica. Una sola in fretta, dico solo questo. Dica, dica. Io vicino a casa mia ho una villa che è costata al signore 3 milioni di euro. È prima casa e non paga nulla. Va bene così? No, che non va bene. Scusi, dico un'altra cosa solo senza offendere nessuno. I soldi che noi versiamo di IMO non bastano neanche per pagare quelli che abbiamo sul governo, che ci mangiano tutto quanto dall'A alla Z. Gentilissimo signore di Vicenza. No, 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 perché oggi sono io la cattiva, dice Marcato. Torniamo, grazie per averci chiamati. Si ricordi di andare in comune, di appellarsi all'articolo 47 del codice civile e vediamo se cambia qualcosa. Grazie, ci vediamo subito dopo la pubblicità. A dopo. 59 63 59 64 ci ha chiamato il telespettatore di Vicenza. Allora, siccome io lo so che il vicepresidente della provincia consuma le macchine perché va a trovare, no, queste persone che sono in difficoltà, cerca anche di dargli un conforto, una risposta, cosa le viene da dire quando sente una cosa come questa? Cioè, una persona che prende 530 euro di pensione, oggi ha pagato 433 euro di IMU, l'anno scorso ha pagato circa 1000 euro, e questa è un'Italia, una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, che dà diritti e doveri ai cittadini. Sa come la penso io su principi paese, fondamentali, insomma, 12 belli, ma... Per me è un paese che consente questo, è un paese che non ha struttura costituzionale, che abbandona i più deboli, che tutela i più forti, è un paese che non esiste. Però la colpa deve ricadere, tra virgolette, sui padri. Negli ultimi 20-25 anni è andata in questa direzione, non c'è stato un modo di fermarsi, di dire no, stiamo facendo una grande cavolata, mi fermo. Per non affrontare il problema laddove va affrontato, noi continuiamo ad usare dei palliativi, usiamo tutte cure omeopatiche, cioè ogni volta che arriva una finanziaria facciamo questi piccolissimi interventi che servono nell'immediato, ma non hanno nessuna prospettiva a medio e lungo termine. Tanto è vero che noi oggi, l'Istat ce lo dice, abbiamo una decrescita di PIL a bocce ferme, se così continua, certo, che non sia nessun cambio notevole congiunturale, di meno 1,6. Meno 1,6, ma dove vogliamo andare? Sì, però 2013, dico io, meno 1,6 non è, adesso io lo so, lei rappresenta anche un partito che comunque ha avuto grandi chance.
non è stato così forte, non è stato rappresentativo, è stato molto, come questo, dicono gli inglesi, yes man, cioè un po' maggiordomo, un po' piegato. No, questo è un paese irriformabile. Irriformabile. Perché è un paese fatto di preti. Ha detto lo tagliamo a metà, durante la pubblicità, Ma d'altronde voglio dire, ma non ho capito perché dobbiamo finire tutti sott'acqua. Almeno salviamo quelli che contribuiscono, pagano le tasse, fanno i servizi, hanno le partite IVA, cioè quantomeno. Oppure gli altri. Adesso è una provocazione. Dove farebbe il taglio lei? Ma guardi, ma non è questione di tagliare, in realtà queste poi sono provocazioni, ma una riforma strutturale che riporti il Sud a un livello più eco, ma lo dico innanzitutto per loro. Voglio dire, guardi, quando ho scritto quella lettera che ha scatenato un putiferio in Sicilia, no, con ai dipendenti siciliani, non c'è stato una persona che sui blog, alle TV loro locali, sui giornali, sui quotidiani locali, una persona che abbia detto sì, forse è vero che c'è qualcosa che non funziona. No, tutti a dire, ma venga lei a spiegarlo a mio figlio che non ha più uno stipendio, cioè, se io nel mio ufficio viabilità ho 20 persone e nello stesso ufficio viabilità di Trapani ce ne sono 110, ma ci sarà qualcosa che non funziona? Come diceva quel famoso film, il problema è il traffico. Sì, ma è allora, una cosa così banale, la capiscono anche i bambini. E no, lo so, vabbè, però è l'omeopatia finanziaria, contabile. Allora, queste situazioni sono state create dai politici che ci hanno veramente comandati dal dopoguerra ad oggi, no? Ho capito, però sono l'ospedale ad ogni uscita dell'autostrada, l'ospedale noi quello siamo così, lì. Siamo italiani, siamo allora, telefonata da casa, però con un pensiero, lo stipendio del Presidente della Repubblica è di 248.000 euro, Obama ne prende 270.000, ora è chiaro che c'è qualcosa che non va, Obama ne prende praticamente 30.000 in più. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì, sono una signora, una mamma con un lavoro part-time. Da dove ci chiama, signora? Da Venezia. Uh-huh. Ed ho tre figli. Sono rimasta vedova da poco e assieme a mio marito non avevamo alcuna proprietà. Eravamo in affitto praticamente. Uh-huh. Mia mamma allora mi ha concesso in uso un piano della sua casa, che ha un suo civico. Facendo il calcolo dell'IMU, vengo a pagare circa sui 320 euro, tenendo conto che io ho un introito netto di 1000 euro, scarsi mensili. Perché non posso detrarmi i figli e la prima casa, chiedo? Lo chiediamo all'assessore. No, ma proviamo a ricapitolare la faccenda. Quando c'era l'ICI, le abitazioni come quella di cui parla questa telespettatrice, di cui si parlava prima, erano assimilate alla prima casa. La legge che ha istituito l'IMU ha fatto saltare questa equiparazione. I comuni potrebbero dire le considero prime case, con che conseguenza però? Che il buco di gettito che si creerebbe non verrebbe scalato, adesso provo a semplificare i concetti, dalle quote che noi dobbiamo versare a Roma, creerebbe un ammanco di bilancio, per cui risultato, quali sono i comuni italiani che hanno assimilato queste abitazioni a prime case? Credo nessuno. Assessore, la signora non pagherà l'IMU. Capisce? Allora, il punto qual è? Che bisognerebbe rivedere, perché è evidente che queste sono delle situazioni che non hanno una logica. Ce ne sono anche altre, gli italiani residenti all'estero che si trovano quello a pagare... Quello che ha casa da 3 milioni di euro a fianco al signore che ci ha chiamato da Vicenza e ha detto una villa da 3 milioni di euro, so quanto ha pagato e io devo pagarci l'IMU su che l'ho data al figlio, il piano sopra, 4 stanze. Esatto, fino a 2 anni fa comunque questo problema, proprio perché la legge istitutiva prevedeva l'equiparazione, non si poneva. Si tratta di reintervenire sulla legge però, perché altrimenti il giochino con cui si continua a scaricare sui comuni il problema non funziona. Cioè bisogna capirla questa cosa qua. Che poi è scaricato sulla gente, che si paga tutto per intero. Ma è evidente che è questo il meccanismo. Non allora, è norma che i comuni non possono modificare? Sì, ma c'è un aspetto astratto, un aspetto concreto. I comuni che non fanno fatica a tenere aperti gli uffici, come fanno a fare sconti sull'IMU? Il punto è che lo Stato deve tornare
andare a finanziare i comuni, altrimenti si continua a creare il giochino. Perché è facile dire, siamo tutti d'accordo, no? Il piano astratto. Ma è vero, però, attenzione, c'è un piano astratto, un piano concreto. Sul piano astratto può esistere uno così imbecille da pensare che una roba del genere sia giusta? No. Ma il piano concreto qual è? È quello che i comuni negli ultimi anni sono stati usati per risanare i conti dello Stato. E l'IMU è un'invenzione per costringere i comuni a fare la parte dei gabellieri, in realtà per tirare su risorse per salvare lo Stato. Allora, alla fine, chi paga è la gente ed è Zampieri, perché non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, mettiamola così, però gli italiani si pagano l'IMU, prima casa, si pagano per il 50% le medicine. Non è vero che non è colpa di nessuno, perché sembra sempre che no, ma è stato quello, no, ma perché io l'ho fatto, era già stato adottato dal governo Prodi, e Prodi poi riportato, non è stato Berlusconi, perché Berlusconi ha dato seguito a quello del partito del PD. Sono tutti modi di fare cialtroni, di scaricare. Il problema è legato al fatto che il nostro paese ormai è un paese che non ha più crescita economica. E a un certo punto, per provare a salvare la baracca, è stata introdotta una nuova tassa che si chiama IMU. Questa è la spiegazione logica, ok? E finché il paese non torna a crescere, non ha delle politiche industriali che danno lavoro alla gente e consentono di creare più incasso, però aiuterebbe. No, perché ci paga. Comunque, noi saremo alle decine di suicidi. Cioè, è evidente che tu devi comunque cambiare che il problema è legato al fatto che la finanza pubblica non era più sostenibile. Quindi il governo Monti, sostenuto praticamente da tutto l'arco parlamentare, ha introdotto questa tassa. Non è che non sappiamo chi l'ha introdotta. È stata introdotta sul seguito di una decisione che già era stata presa dal governo precedente. Ma perché il governo precedente, cioè il governo Berlusconi, si era impegnato a reintrodurre l'IMU in sede europea. Comunque l'IMU si era deciso già col governo Berlusconi, il governo Monti l'ha anticipata, ha anticipato l'applicazione della tassa, ma perché il governo Berlusconi, che non spetta certo a me difendere, visto che io sono del Partito Democratico, aveva deciso di reintrodurre la tassa perché in sede europea era stato detto, cari signori italiani, all'epoca il primo ministro era Berlusconi, o vedete di aumentare le entrate e vi rimettete i conti in ordine, oppure qui la faccenda si mette male. Allora, telefonata da casa. Prendiamo una telefonata da casa. Pronto? Spese, entrate, uscite, non lo so. Diciamo che i comuni hanno meno soldi, stiamo dicendo che stiamo riducendo le uscite. Ma alla fine riducono i comuni, vuol dire che riducono i cittadini. Bisogna ridurre anche a monte le pensioni d'oro. Allora, le pensioni d'oro, caro De Franceschi, ci torniamo subito dopo la telefonata. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Sono Nadia e parlo da Padova. Dove sono finiti i nostri soldi? Leggo il titolo. Lei gentilmente mi fa parlare perché non ho potuto la settimana scorsa, quando c'era il senatore Giaretta, a parlare, e non ho potuto controbattere quello che ha detto, che non è la verità. Perché io, da cittadina italiana, ho pagato i contributi dopo aver lavorato, i contributi volontari per avere la pensione con i 15 anni, come c'erano, come ci sono tante signore, mogli di professionisti, che con 15 anni hanno la pensione, perché anche il signore della CGA di Mestre ha la moglie professoressa, ci siamo trovati in piazza, ha detto con 15 anni io ho la pensione. Io con 15 anni non ho la pensione perché il comunista amato mi ha fatto il cumulo. Poi io volevo dire, e Giaretta, siccome mi sono sentita anche telefonicamente, mi ha detto che mio marito prende troppo, è giusto che io non prenda la pensione, perché mi fa cumulo. Allora, se io mi separo, i soldi ci sono. Però non è questo, io ho un documento politico firmato da Prodi, D'Alema, Veltroni e Dini, che se andavano su nel 2001 fino a... abrogavano l'articolo. Allora, il KGB della Russia, i suoi documenti politici, che loro hanno la verità in tasca, un avvocato tipo Ghedini li avrebbe... avrebbe detto dati i soldi a questa gente, perché ho pagato i contributi, non è che me li hanno dati indietro, perché lei ho pagato i contributi, perché mi compravo una casa con quei soldi. Non ho né casa su e né pensione. Nadia ha perfettamente ragione. Allora, perché... no, dottoressa, mi faccia ancora dire una parola. Sì, perché andiamo in pubblicità, quindi la dica.
Allora io dico, con tutti i soldi, che poi il KGB della Russia dei comunisti, la 388 Amato ha fatto una legge che diamo la pensione al babbo e alla mamma degli extracomunitari che non hanno versato contributi nello Stato italiano, ma perché sono venuti per stare assieme ai loro figli emigrati. Allora Nadia, mi ascolti un secondo, comandi. Le faccio dare una risposta subito dopo la pubblicità, perché penso che Alberto De Franceschi possa dirle magari qualcosa su questa. Allora io voglio dire, chi è che mi tutela come cittadina italiana di miei diritti acquisiti? Perché il KGB della Russia mi manda in Siberia se fossimo là. Nadia, allora io dico, loro che hanno la verità. Allora cerchiamo di farle dare una risposta, siccome abbiamo poco tempo, torniamo subito dopo la pubblicità e parliamo di pensioni che sono allucinanti, secondo me, certe, proprio fuori da ogni grazia di Dio. A dopo. ...63, 59, 64, se avete dei quesiti, volete dire la vostra opinione, volete chiarire qualcosa sull'IMU o pensate di essere vittime di qualcuno o qualcosa... Insomma, una risposta noi possiamo darvela oggi per quanto riguarda appunto l'ambito IMU economico-finanziario. E questa signora che ha chiamato prima, le dice, io ho pagato volontariamente questi contributi per andare in pensione, no, con quei 15 anni che erano le baby pensioni, no, che funzionavano in Italia un po' di tempo fa. E adesso lei dice, non ce li ho perché mi fa cumulo col marito, magari percepisce 2, 3, 4, 5 euro, 33 euro. Ne abbiamo sentite di storie come queste. Non va bene, perché comunque se lo sapeva, giustamente dice, mi faceva una vacanza, mi compravo una casa, altre cose. Guardi, adesso non vorrei allertare chi ci ascolta, però sono molto titubante. La signora ha ragione, purtroppo è così, le riforme normative sul sistema pensionistico sono quelle che, abbiamo anche due esponenti della politica che potranno confermare o meno, sono quelle che sono da fare, perché la riforma fiscale e la riforma previdenziale sono i due capisaldi sui quali i governi, spero non rimanderanno a settembre di fra 3 anni. Le riforme hanno un costo, questo è il costo che dei diritti non vengono rispettati. E uno dei diritti che non verrà rispettati sono quei poveri universitari che fanno riscatto. Allora, dica bene che così, allora, chiariamoci. Cari universitari che avete deciso di fare riscatto, complimenti. Speriamo che lo Stato garantisca nel futuro il pagamento della pensione che vi ha promesso, perché da quanto mi consta la pensione verrà rimodulata a un fisso e poi ognuno deve far per sé. E soprattutto... magari se avete lavorato sotto un altro ente al quale versavate i contributi, magari poi vi trovate a fare il cubo di Rubik per incastrare e magari andare in pensione e dover pagare. Questo è un bel regalo che ci hanno lasciato, vediamo se lo cambiamo. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, Luciano dalla provincia di Venezia. Dica Luciano, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Sì, e benessere. Allora, quello che volevo dire io è questo, no? Prima del 2000 io ho lavorato così in Germania, no? E mi dicevano che il problema dell'Italia non era gli italiani, che sono delle persone squisite, bravissime, loro ne avevano un sacco lì che lavoravano, che portavano avanti l'economia tedesca, ma il problema era la politica, perché secondo loro i politici non hanno neanche la più pallida idea di cosa significa amministrare. E mi faceva degli esempi dove che in Germania 10 anni prima di mettere giù le case facevano le strade, gli acquedotti, i parchi e tutte quelle cose là, e poi partivano con mettere giù le strade. In Italia voi mettete giù le case magari abusive e poi 10 anni dopo fate... Luciano, però non può generalizzare, perché insomma, chi è che ha inventato gli acquedotti sono i romani, dai, non è possibile, forse... No, ma voglio, aspetti, arrivo dunque. Dunque, pronto? Sì, ci dica. Allora, i nostri soldi dove finiscono? Sistemare gli errori che vengono fatti in continuazione, no? Perché se uno non sa amministrare, la prima cosa che fa, cosa fa? Un errore. Poi ne fa un altro per riparare quello precedente, ne fa ancora un altro per riparare quello successivo e avanti di questo passo. L'amministrazione è dare la possibilità alle persone di vedere il futuro. Invece qua cosa facciamo? Facciamo
diamo un qualcosina a uno, un qualcosina all'altro, l'importante è che ci arrivino i voti. Come facciamo ad andare avanti così? Luciano, lei ha perfettamente ragione sulla questione del sistema degli errori, infatti c'è quella famosa frase veneta, se me la permettete, peso il tacon del sbrego. No, funziona così, cioè, metti una roba sopra un'altra e non funziona bene. Il vaso rotto, quando lo incolli, è sempre un vaso crepato. Grazie bravissima per il suo intervento. Allora, gli errori della politica per sistemare l'amministrazione intesa appunto a livello nazionale, il Parlamento, il governo, varano la legge, poi non va bene, proposta di emendamento, insomma c'è di tutto e di più. Quello che è interessante notare, no, c'è anche il problema delle pensioni che non sono state toccate, pensioni che sono di 90.000, di 100.000 e anche di più. Sì, sì, anche di più, è scandaloso perché credo sia 2 settimane fa è stato portato al voto, allora succede questo, ci sono delle pensioni sopra i 90.000 euro, le cosiddette pensioni d'oro, che i parlamentari hanno accettato di tassare, mi pare intorno al 20% o 5-20%, insomma, ho un buco di memoria. Comunque chi è il Parlamento ha accettato di farsi tassare, però oltre a questi signori ci sono quei pensionati illustri, tra magistrati, generali e via dicendo, e sono tanti, i quali hanno ricorso in Cassazione e hanno vinto. Bene. A questo punto è scandalosa la cosa, perché cioè, voglio dire, stiamo parlando di 2-3 mila euro l'anno alla fine di... Cioè su una pensione, ad esempio 100.000 euro, 2-3 mila euro all'anno in meno, credo che non, no, non, non farebbero la differenza. Non farebbero la differenza questi signori. Però, servitori dello però Stato, quello che è ancora più servitori. È ancora più scandaloso che si debba andare a portare in Cassazione una disputa su soggetti che sono parimenti. Cioè un magistrato che porta in Cassazione una rettifica della pensione, un ricorso su una pensione dove un altro magistrato va a dirgli se ha ragione o torto. Cioè, solo in Italia. Sì, è un po' un paese davvero, come dice quel comico, delle volte delle meraviglie, purtroppo. No, la domanda fondamentale è questa. No, adesso c'è una telefonata, oggi davvero se li state sfogando. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Si è sparso così, Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, telefona perché c'è marcato, perché dice che oggi è qua. Pronto, ci dica, buongiorno. Buongiorno, mi stia a sentire, io ho 75 anni, ho lavorato una vita per farmi 2 appartamenti e adesso, visto che sono ormai di una certa età, per dare un appartamento a mio figlio li ho messi in vendita. È 4 anni che sono in vendita e non sono capace di svenderli. Svenderli e devo pagare l'IMU. Cosa devo fare? Devo regalarli? Cosa vuole che le dica io? In che mondo viviamo? Possiamo dare uno suggerimento? Ecco, ascolti. Di che comune è? Lei di che comune è? Cosa? Di quale comune? Dove risiede? Qual è il suo comune? Piombino Dese. Piombino Dese. Proponga al sindaco che darà gli alloggi a qualcuno. Ok, gratuitamente lui le esenta l'IMU. Una proposta costruttiva, visto che mancano alloggi. Ma la famiglia che entri dentro e che poi magari la sfascia. Ma vogliamo scherzare? Il sangue di 75 anni, ma dove siamo arrivati? Non ho mai fatto un attimo di ferie, un secondo. Come di si chiama di nome, scusi, che non me l'ha detto? Paolo, è lo stesso comune di Marcato. Dopo lasci il numero che lo do a Marcato, che così magari le dà qualche spiegazione, va bene? Il numero l'ho lasciato in... Perfetto, perché è lo stesso comune di Marcato e adesso si impegna un po' Marcato, questa è una promozione. Per piacere sia Marcato, mi chiamo Paolo, io l'ho visto tante volte, mi chiama. Va bene, la facciamo chiamare. Grazie Paolo di aver lasciato anche il suo numero e aver detto la sua... Cioè non riesce nemmeno a svendere gli appartamenti, all'altra gli hanno fatto il terreno agricolo, da agricolo a edificabile. Favoloso! Senta Zampieri, il problema che sollevava prima il nostro De Franceschi, com'è possibile che ci siano queste pensioni altissime, questi costi così alti, come il famoso usciere della Camera, il famoso barbiere della Camera? E siamo tutti pronti qui a soffrire, a tirare la cinghia, poi quando si toccano alcuni privilegi, basta, si blocca. No, però
bisogna riportare questa nostra discussione un po' sulla realtà. Intanto, dove finiscono i soldi che paghiamo nelle tasse? Guardate che non finiscono a correggere solo gli errori costeranno, ma attenzione perché finiscono per pagare la polizia, i pompieri, il servizio sanitario. Sì, poco però, poco no, però. No, poco, vabbè, il capo della polizia prende 800.000 euro di stipendio all'anno, di è un poliziotto 1.200, no, però sì. Scusate, cioè, questo è un piano di demagogia che non è accettabile. Allora, noi ogni giorno, quando la baracca Italia si apre, dobbiamo aprire qualche milione di posti di scuole per i bambini, di asili, di palestre, dobbiamo far uscire le volanti della polizia, quando chiamiamo l'ambulanza. No, non è un problema, sì, però attenzione perché qua rischiamo di... Tutti scusate, che è così. Scusate, perché la demagogia è a piano. Allora, ci sono gli sprechi, ci sono i super stipendi, ma grosso dei costi deriva dal fatto che abbiamo negli anni costruito come paese un sistema che ha dei costi, che abbiamo un servizio sanitario, troppi costi, il servizio sanitario nazionale, il fatto di essere, come da noi in Veneto, è di grande qualità, costa... Però, se però facciamo la standardizzazione dei prezzi, zampieri, tiriamo sempre la cinghia se c'è da trattare. Sono ovvietà. Però sono ovvietà che non vengono fatte. Ovvietà, sono cose che sono delle cose tautologiche. Poi tutti lo dicono, ma allora cosa facciamo? Facciamolo. Facciamo cosa? Allora, cominciamo a fare i corsi standard. Allora, voi della Lega avete governato anni e non l'avete fatto. Non e quindi evidentemente è facile dirlo, poi come si vede, se dopo anni di governo dite non siamo riusciti, evidentemente tra il dire e il fare, non lo scopro certo io, c'è di mezzo mare. Comunque l'idea che nel nostro paese i soldi finiscano non si sa bene dove, è un'idea demagogica. Il grosso dei soldi lo spendiamo in parte anche male, e qui bisogna intervenire chiaramente, magari chi ha governato per anni dovrebbe fornire qualche risposta in più. Bisogna intervenire a ridurre gli sprechi, ma il grosso dei nostri soldi dove va a finire? Va a finire a tenere in piedi sto paese. Il nostro problema è che quel surplus, che il fatto di essere stati una grande potenza industriale per anni e oggi essere sulla strada del declino, quel surplus di ricchezza non c'è, e soprattutto la domanda adesso interna, col fatto che la gente non c'ha lavoro, evidentemente crolla, e se crolla la domanda interna crolla anche il gettito del sistema Zampieri, della tassazione. Allora no, perché qua stiamo semplificando parecchio le faccende che sono ben più complicate, se no dovremmo pensare di essere stati governati sempre da degli imbecilli. Beh, no, più o meno. Una parte saranno stati, è marcato, voi avete governato per anni, governi la provincia, se scendiamo su questo piano. Allora, non è che esista una ricetta, il fatto che poi ci siano delle condizioni di sperpero che vanno colpite duramente, se non altro per dare l'esempio, su questo non ci piove, ok? Sì. Tra questo e dire che siano solo queste quelle che spiegano dove siamo finiti, attenzione, perché se ragioniamo così, sì, siamo convinti di salvare il paese riducendo lo stipendio del capo della polizia, guardate che non lo salviamo mica il paese. No, però diamo degli esempi, possiamo dare degli esempi, sì, perché sì, il poliziotto... Io non è... Facciamo degli esempi, ma perché il povero poliziotto prende 1.200 euro al mese? Bisogna andare sui grandi numeri, perché l'Italia... Ecco, no, perché sennò il nostro problema non è lo stipendio del capo della polizia, non è lo stipendio del capo della polizia, non è del capo dei vigili urbani. Il problema è che noi paghiamo miliardi di euro perché il nostro debito, i mercati ce lo finanziano solo. Telefonata rapidissima da casa e poi prendiamo la fotografia dell'associazione, e se c'è la telefonata, se no non c'è. Pronto, pronto, buongiorno. Rapidissimo, più della luce. Sono rapidissimo, mi sono leghista, Bianco Daniele da Vedelago. Sì. Ciao Daniela, sei bellissima. Vedo anche Marcato, ciao Marcato, aspetto sempre la chiamata, ma noi mettiamo la Lega. Sono leghista convinto per i valori, per la famiglia, per i bambini, anziani, saluti telespettatori, ma nessuno mi chiama. Ma... Ragazzi, qua non c'è più tempo a perdere, bisogna riportare tutti i valori. Daniele, chiarissimo. Allora, la foto dell'associazione, sì, che così ce la ricorda. Allora, sempre sullo spirito del fare, ok? Giustamente... Io con un'associazione che presiedo modestamente abbiamo pensato che di cominciare dalle piccole cose. Allora abbiamo organizzato, sappiamo benissimo che nelle scuole ci sono dei bambini che non mangiano, ce lo dicono le maestre, perché a un certo punto quando è l'ora di fare la merenda, cioè fanno fuori tutto. Questo si riporta che in una scala ampia ci sono famiglie che non mangiano. Allora abbiamo organizzato con dei ristoratori del comune
di... Quale comune? Il comune di Noale. Okay. Ok. Stiamo organizzando una erogazione di pasti che verrà gestita dai servizi sociali in totale anonimato, perché giustamente la gente non deve essere marcata o marchiata, dove questi ristoratori, siamo partiti con uno e adesso se ne stanno aggiungendo tantissimi altri, daranno un certo numero di pasti alle famiglie. Abbiamo chiamato Regalaci un sorriso perché l'obiettivo è di far risorridere bella, i bambini. Bella, da valutare anche in tutti i comuni, in tutte le amministrazioni. Io non ultimo ricordo l'associazione Cultura Anticamente, che organizza per sabato 15 giugno nel 2013 la manifestazione Cercando Padova. Praticamente si riscopre Padova cercando, non so, l'edificio principale, chi c'ha dormito, la statua, insomma si ricostruisce la storia di Padova, della città di Padova, via per via. Allora, ore 13 finisce qui, grazie a tutti i nostri telespettatori, grazie a Umberto Zampieri, assessore ai tributi del Comune grazie di Padova, Roberto Marcato, vicepresidente della provincia di Padova, e Alberto De Franceschi, tributista ed editore. Grazie. Grazie, come sempre, ore 13, torna domani. Birra Lasco. Aggiusta la giornata. Birra Lasco, spirito creativo.